A distanza di più di un mese dalla fine di Temptation Island e dalla fine della loro storia, Titti è tornata a parlare di che cos'è successo tra lei e Antonio dopo il falò di confronto. Nell'incontro, un mese dopo, con Filippo Bisciglia, la ragazza ha raccontato che si sono sentiti solo una volta per sapere quando andare a prendere le sue cose, ma in generale, lui non le avrebbe mai scritto un messaggio né tantomeno fatto una telefonata. Ricordiamo che i due ex fidanzati, durante il falò di confronto, avevano deciso di uscire separati dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Titti, dopo aver visto il fidanzato avvicinarsi sempre di più alla single Saretta, con cui sarebbe anche voluto uscire ma lei non ricambiava i suoi stessi sentimenti, aveva chiesto il falò di confronto arrivando alla conclusione di dover porre fine una volta per tutte alla loro relazione. Temptation Island, Titti spiazza su Antonio. Ecco che cosa ha rivelato Titti sulla fine della storia con Antonio durante l'incontro, un mese dopo, con Filippo Bisciglia. Queste settimane sono state dure. Usciti dal programma non mi ha mandato un messaggio né fatto una telefonata. Mi ha fatto male, ci siamo sentiti una sola volta per sapere delle mie cose. Mi ha portato le valigie ma non ha detto nemmeno una parola. Sapeva che avrei dovuto iniziare da zero una volta uscita dal programma, ma è stato menefreghista e cattivo. Ho capito di valere tanto e un uomo così non mi merita. Voleva portarmi a Temptation con l'inganno, non meritavo tutto questo. Voleva lasciarmi ed è stato cattivo. Non meritavo di essere trattata così. Ha mandato tutto all'aria, i primi giorni mi svegliavo e preferivo non farlo. Mi ha deluso tutto quello che ha detto su di me. Si è descritto da solo. L'anello, lo getterei nel fuoco di nuovo con la stessa convinzione. Non aveva più senso, oggi non mi è indifferente, l'ho amato davvero. Gli voglio bene e gli auguro il meglio, di trovare una donna che lo ami come l'ho amato io. Con lui non tornerei mai, mi ha fatto troppo male. Mi ha umiliato davanti a tutti.